Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, in particolare voglio proporvi una nuova rubrica, ovvero quella delle uscite letterarie del mese. È una tipologia di video che ho già visto in altri canali e che mi piace molto guardare, quindi ho pensato di riproporla anche nel mio. Vorrei fare una, ovviamente farò una selezione delle uscite letterarie, non dirò tutti i titoli che escono nel mese corrente e ovviamente saranno libri che rientrano la maggior parte nei miei gusti, però non escludo di inserirvi anche qualche altro titolo che un po' si discosta dai miei generi letterari. Ma non perdiamoci nel tirare chiacchiere e partiamo col video. Partiamo subito con la mia amatissima Jennifer L. Armentrout con il suo quinto e anche ultimo volume della saga Covenant, ovvero L'ombra di Ares, edito dalla HarperCollins, che uscirà il 2 novembre. In questo volume troveremo ancora una volta Puri e Mezzosangue in lotta tra di loro, il mondo dei mortali nel completo caos e la nostra protagonista Alex, che da sempre è un personaggio molto forte, vacillerà, dubiterà di se stessa e non saprà cosa scegliere, ma la resa dei conti è vicino, quindi dovrà decidere. Io vi avevo già parlato di questa saga fantasy e sapete benissimo il mio pensiero, che mi è piaciuta tantissimo. Forse il primo volume è quello che ho amato di meno, perché l'ho trovato un po' lento e un po' introduttivo, ma dal secondo libro in poi sarà un crescendo di emozioni, quindi se ancora non avete letto questa saga vi consiglio di rimediare. Sempre il 2 novembre arriverà in Italia La battaglia delle tre corone di Kendare Blake grazie alla Newton Compton. Ci troviamo su un'isola da che se ne ha memoria. In quest'isola ogni generazione è costituita dalla nascita di tre gemelle, quindi tre regine, stesso potere di successione e soprattutto tutte e tre in grado di padroneggiare la magia. Abbiamo Mirabel, che è in grado di governare il fuoco, poi abbiamo Catherine, che invece è in simbiosi con il veleno. Infatti lei può ingerire qualsiasi sostanza letale o tossica senza che le accada nulla. E poi infine abbiamo Arsione, che invece ha un rapporto speciale con la natura, è in grado di far sbocciare delle rose bellissime, ma allo stesso tempo anche di calmare i leoni con il suono della propria voce. Ma per diventare regine questo non basterà solo avere il diritto di nascita. Tutte e tre dovranno combattere e lottare per salire al potere, e la notte in cui loro compieranno 16 anni la battaglia avrà inizio. È un titolo che mi stuzzicava da parecchio perché avevo sentito recensioni molto positive riguardo la versione però in inglese, quindi sono molto felice che sia stato portato in Italia e non vedo l'ora di leggerlo. Il 6 novembre uscirà invece Il debito di Glenn Cooper, edito dalla casa editrice Nord. Il libro tratterà degli intrighi del Vaticano e soprattutto si soffermerà sul doppio giochismo di alcune figure. Il nostro protagonista è Cal, un uomo che ha avuto un ruolo fondamentale per quanto riguarda il caso del sacerdote con le stimmate, che è stato rapito da un'organizzazione di neonazista, e per questo motivo otterrà l'accesso da Papa Celestino VI all'archivio segreto e quindi alla biblioteca del Vaticano. Quindi Calla si ritroverà davanti tutto il sapere che ha fatto la storia. In una delle sue ricerche si imbatterà in una storia misteriosa, ambientata nell'Italia di metà 800, con protagonista un cardinale. Una lettera colpirà la sua attenzione, perché infatti in questa lettera c'è scritto di un debito contratto dalla Chiesa con una banca gestita da una famiglia ebrea nel periodo della guerra di indipendenza. Io non ho mai letto niente di questo autore, quindi non è propriamente una lettura che rientra nei miei generi, però siccome si tratta di un autore molto famoso, ho pensato che magari a qualcuno di voi potesse interessare. Anzi, magari fatemi sapere nei commenti se c'è qualche titolo che magari mi consigliate di questo scrittore. Il 7 novembre uscirà in versione inglese The Speaker di Tracy Kay, ovvero il secondo volume della saga fantasy iniziata con The Reader, che è stato portato in Italia con il titolo La lettrice grazie alla Newton Compton.
Ora io non so quando arriverà questo, o se arriverà mai questo titolo in Italia, però ho pensato bene di segnalarvelo se avete iniziato a leggere questa saga. Io ho letto già la trama del secondo volume, però per chi non ha letto la serie sarebbe completamente spoiler, quindi ho deciso di dirvi un po' qual è la trama del primo volume per chi magari non conosce questa saga fantasy. La nostra protagonista è Sofia, un'orfana, che per una serie di motivi si ritroverà costretta a fuggire con sua zia Nin, fino a che quest'ultima verrà poi rapita. L'unico indizio che Sofia ha per ritrovare sua zia è un oggetto misterioso, un oggetto a forma rettangolare, ovvero un libro, un oggetto che suo padre ha custodito fino alla sua morte, un oggetto di cui nessuno gli aveva mai parlato, perché nel mondo in cui Sofia vive, leggere è un'attività proibita. Quindi lei partirà in una sorta di viaggio per ritrovare sua zia, per scoprire cosa è accaduto a sua zia, portandosi dietro questo libro e conoscerà poi durante il suo percorso un ragazzo. È stata una lettura carina, è piena di personaggi e di racconti. Infatti questo un po' mi ha rallentato perché non mi sono trovata molto bene con lo stile dell'autrice, in quanto ad un certo punto facevo confusione con tutti questi personaggi, con tutte queste storie che si intrecciavano fra di loro, però è sicuramente una lettura che consiglio, e soprattutto per chi ama il genere fantasy, per chi ama una lettura piena di azione, è la lettura che fa al caso vostro. Sempre il 7 novembre uscirà, grazie a un'edizione speciale inglese, City of Bones di Cassandra Clare, per festeggiare i 10 anni dall'uscita di Città di Ossa, primo volume della saga The Mortal Instrument. In questa edizione avremo delle informazioni aggiuntive sui protagonisti, alcune immagini e altri contenuti. Io mi sono addentrata da poco nel mondo di Shadowhunters, però sono sicura che tra di voi c'è qualche fan di questa saga e soprattutto amanti delle edizioni speciali, quindi non potevo non segnalarvelo. Sempre il 7 novembre uscirà la versione illustrata in inglese di Fantastic Beasts and Where to Find Them, ovvero Animali fantastici e dove trovarli. Non sono certa di quando uscirà qui in Italia, però non credo che passerà tantissimo tempo e potremo averla anche noi. Il 14 novembre uscirà la graphic novel Macerie Prime di Zero Calcare, edito dalla Bao Publishing. In questo nuovo volume avremo un confronto fra realtà diverse, si parlerà di cose che vengono messe a dura prova, ma che allo stesso tempo bisogna proteggere. A quanto ho capito sarà un narrare completamente diverso da quello tipico di Zero Calcare. Ora io sono un po' ignorante in materia graphic novel perché non ne ho mai letto una, però se ci sono delle graphic novel che mi ispira a leggere sono proprio quelle riguardo Zero Calcare, perché ho sentito veramente pareri positivi. E magari fatemi sapere giù nei commenti da quale titolo iniziare per leggere qualcosa di quest'autore. Il 16 novembre uscirà invece il terzo volume della saga Manhattan con amore di Sarah Morgan, ovvero Il miracolo della quinta strada, edito dalla HarperCollins. La nostra protagonista è Eva, un'amante del Natale, per questo motivo non si lascerà sfuggire un'occasione lavorativa che si svolgerà appunto a Manhattan, che viene considerato il luogo più bello dove poter godersi questa festività. Una volta arrivata nell'attico in cui dovrà stare, lo troverà occupato dal misterioso Lucas, un uomo che è alle prese con una scadenza riguardo all'uscita del suo nuovo libro, che coincide con il quasi anniversario della morte della moglie. Quindi lui ha una visione completamente diversa da quella che ha Eva, non vuole festeggiare, non vuole essere interrotto e soprattutto non vuole addobbi per casa, ma una forte nevicata li obbligherà a stare insieme nell'attico e piano piano Lucas si scioglierà nei confronti di Eva. Io non ho mai letto niente di questa autrice, però il genere rientra nei miei gusti, quindi prima o poi leggerò qualcosa.
Arriviamo infine al 24 novembre con l'ultimo titolo che vi suggerisco da tenere d'occhio per questo mese, ovvero Sleeping Beauty di Stephen King, edito dalla Sperling & Kupfer. Ci troviamo in un futuro prossimo, in una cittadina degli Appalachi, dove l'unica fonte di guadagno è una prigione femminile. E proprio qui avvengono fenomeni strani, infatti le donne mentre si addormentano, mentre dormono, vengono avvolte da una sorta di bozzola e se vengono risvegliate o in un qualche modo questo bozzolo viene scosso, violato, le donne si svegliano violente e diventano violente e feroci, tranne invece una donna che è completamente immune a questa maledizione. So che questo autore è molto famoso e molto amato, soprattutto io ho da poco fatto una lettura di cui poi vi parlerò nel wrap-up, per cui ho pensato bene di consigliarvi questo titolo. Per ora il video termina qui. Voi fatemi sapere se questa tipologia di video vi sia piaciuta, se vi è stata utile. Come sempre vi lascerò giù in info box tutti i miei vari contatti, i link per acquistare questi libri su Amazon e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!